Siamo con Mauro Giorico, un altro trofeo portato nella bacheca della Torre, se il triplete per voi dopo il campionato, la Coppa, questa Supercoppa che dà lustro alla vostra stagione, e ovviamente è un ennesimo premio per la squadra, per lei, per lo staff tecnico e per i tifosi che anche oggi a Macomer vi hanno seguito. Sì, un po' per tutti, per la Torre e i tifosi che sono stati molto molto vicini alla squadra. Se lo meritano sicuramente, quindi una dedica particolare per tutti i tifosi. Poi un ringraziamento a tutti i giocatori che hanno fatto un anno strepitoso, hanno vinto meritatamente questo campionato, la Coppa Italia regionale e questo ennesimo trofeo che è la ciliegina sulla torta. Certo, il commissario, a lei avevano chiesto proprio di riportare la Torre in Serie D, lei ci è riuscito, ma ha dato anche l'identità di gioco a questa squadra. Abbiamo visto anche oggi che spesso partivano nei momenti magari di stanca la partita, partivano queste accelerazioni dei piedi di Mazzini, questi tagli che poi mandavano in porta i giocatori. Insomma, è una squadra che può colpire in ogni momento, no? No, una squadra ben composta, con ragazzi eccezionali, bravissimi sotto tutti i punti di vista, per cui che dire, questa è una squadra che si conosce a memoria, e anche se da oltre un mese e mezzo che abbiamo mollato, comunque avete onorato gli impegni. L'economia della squadra c'è sempre, nonostante ci sia sicuramente un calo atletico, perché siamo già un mese e mezzo, certo. La settimana, però volevamo onorare questo impegno, cercare di vincerlo, ci siamo riusciti bene, magari con troppi gol falliti, però va benissimo così, va bene aver vinto questo ennesimo trofeo, e un saluto a tutti i tifosi. Certo, per chiudere le chiediamo, mister, cosa mancherebbe secondo lei alla Torre se per il prossimo campionato di Serie D, in termini di rinforzi a questo organico, per poter figurare bene anche in Serie D, dove sappiamo che comunque sarà importante avere anche un certo numero di fuori quota con un'età diversa? Ma io l'ho già detto, a questa squadra mancano tre giocatori adulti, chiaramente di categoria, più 4-5 giocatori buoni così come quelli che abbiamo già, e a questo punto la Torre farebbe un buon campionato, non per vincere a mani basse il campionato, però per poterselo giocare, magari centrare i playoff per il primo. Però questi sono discorsi futuri, io certo. Parlerò già nei prossimi giorni con il presidente, vediamo un po' che cosa, se ci sono gli stessi intenti o meno, certo, altrimenti certo. Vedremo di fare altre scelte. Certo. Benissimo, mister, noi la ringraziamo, facciamo davvero i complimenti per tutto quello che ha fatto con la Torres quest'anno, con la speranza ovviamente che si possa proseguire questo lavoro e che in Serie D si possano raccogliere se non altro le stesse soddisfazioni che avete raccolto quest'anno, che sarebbe davvero qualcosa di incredibile, di strepitoso. Certo. Grazie ancora. Grazie a voi e forza a Torres. Grazie, mister.